Il campo è minato. A scuola le lezioni frontali in presenza possono deflagrare in focolai di Covid-19, ma allo stesso tempo la didattica a distanza è la mina che mette a rischio la tenuta del sistema scolastico. Da un'indagine condotta da Ipsos per Save the Children emerge infatti che i problemi sono due: dispersione e qualità dell'insegnamento. Gli effetti che la didattica a distanza sta avendo, ha avuto e sta avendo sugli adolescenti sono stati sottovalutati. È stato sottovalutato l'impatto che questo può avere sull'apprendimento. Ben il 35% degli adolescenti intervistati ha dichiarato di avere più materie da recuperare rispetto allo scorso anno. Ma soprattutto quello che ci preoccupa di più è il rischio altissimo di dispersione scolastica. Secondo lo studio, in Italia il 28% degli studenti dichiara che almeno un loro compagno di classe avrebbe smesso di frequentare le lezioni. Save the Children stima che circa 34.000 ragazzi delle secondarie potrebbero aggiungersi a fine anno ai dispersi della scuola. La difficoltà delle connessioni e l'abbassamento della soglia di concentrazione durante le lezioni da dietro lo schermo sono le principali criticità. A questo si aggiunge che solo la metà degli insegnanti italiani prima della pandemia aveva seguito un corso di formazione a distanza. La sfida parte anche da lì.